Buongiorno, benvenuti oggi domenica 26 aprile del 2020 e non ce la possiamo fare, ma non ce la possiamo fare, ve lo dico subito, non ce la possiamo fare. Perché vi rendete conto quando nelle settimane scorse dicevo che la libertà si può perdere con un gesto e molto facilmente riconquistarla è molto più difficile? Oggi, leggendo i giornali, sembra che loro ci stiano concedendo il ritorno alla libertà. C'è la battaglia, la battuta di speranza, che è una battuta orrore, che mi fa orrore. La battuta di speranza è la seguente: non sarà un liberi tutti. Caro ministro Speranza, caro presidente Conte, noi siamo liberi. Siete voi che ci avete tenuto in catene per un motivo, secondo voi, legittimo. Ma non scherziamo, non scherziamo, non sarà un libera tutti. Dovete mettervi in ginocchio e chiederci di continuare a rimanere in galera, perché non abbiamo fatto nulla di male noi. Ha fatto di male l'OMS, avranno fatto di male i nostri politici che hanno sottovalutato, hanno sopravvalutato, ha fatto di male il virus, ma gli italiani non hanno fatto nulla di male, non hanno fatto nessun comportamento sbagliato, hanno rispettato tutto. Non si possono trattare gli italiani come se fossero degli imbecilli a cui abbiamo tolto la libertà e che oggi questi viziati di merda, che cosa vogliono? Vogliono farsi la loro passeggiata e i politici non saranno liberi tutti. Ma come vi permettete? Ma come vi permettete? Questi ci fanno andare in fabbrica per diventare dei soggetti produttivi, ci fanno entrare nella bottega per trovare qualcuno che può pagare le tasse. Noi siamo liberi, non abbiamo il ministro Speranza che dice non saranno liberi tutti. Ma come parlate? Come vi permettete di trattare gli italiani così? Ovviamente questa roba qua, finché potrò dirla nella zuppa, la dirò finché campo, perché vedo che ci stiamo tutti quanti assuefacendo all'idea. Speriamo che non ci sia l'autocertificazione, speriamo poter andare al bar. E c'è qualcuno lì dall'alto che dice, domanda precisa, e così andiamo alla rassegna stampa di oggi. Oggi i due giornali che hanno cambiato direttore, La Stampa e Repubblica, hanno i due direttori che devono fare i fichi. È normale, quando si diventa direttori di un giornale, si mettono in mostra le pedine più belle che uno ha. E Giannini alla Stampa ha intervistato Gualtieri, giornalista economico, ministro dell'economia, quindi fantastico. E a Repubblica il presidente Conte rilascia un'intervista a Molinari. Ma nell'intervista che Conte rilascia a Molinari, ragazzi, il titolo di Repubblica, ve lo dico perché lo dovete sapere, è favoloso: Conte, le scuole aperte già a settembre. No, scusatemi. Le scuole aperte già a settembre e questi non capiscono che hanno la faccia, come avete capito. Le scuole aperte già a settembre. Non so se è peggio quello che dice Conte o quello che titola Repubblica. Già! Ma come già? In tutta Europa sono già aperte l'11 maggio. In Francia, che è il nostro numero di morti e di contagi, sono aperte l'11 maggio. Sono aperte verranno aperte in Germania, verranno aperte in tutta Europa. E noi facciamo i fichi su Repubblica che le nostre scuole sono aperte già a settembre. Ma ragazzi, siete matti? Ma dove pensate? Come domanda di straordinaria di Molinari e di Cappellini, che provano a chiedere delle cose, come fanno il loro mestiere da giornalisti, provano a chiedere delle cose. I miei capelli sono lunghissimi e disordinati. Abbiate pazienza, ma sarà così finché non ci saranno aperti i barbieri, che per quanto mi riguarda potevano essere aperti da un mese con le precauzioni, ma invece li terremo aperti fino al 18-21 maggio. Tanto, insomma, i soldi parrucchieri glieli dà Conte e Speranza, che vengono pagati dai parrucchieri, come spiega un bellissimo pezzo oggi Cagnoli, fondo del giornale. Ma ritorniamo all'intervista di Conte su Repubblica, che ci dice un'altra cosa. La domanda semplice, semplice, ma non è una domanda complicata. Scusate, toc toc, Conte! Ma noi dobbiamo usare l'autocertificazione ridicola, quella ai sensi del COM, visto la procedura del Presidente della Regione, la dovremmo usare anche dopo il 4 maggio? Conte non risponde, fa una supercazzola che la metà basta. Conte non risponde, cioè la domanda è semplice. Conte è una domanda semplice. Noi dovremo autocertificare, tra l'altro neanche così importante, perché insomma questa autocertificazione è semplicemente, come possiamo dire, la dimostrazione di un paese morto, non è altro che quello. Ormai siamo, cioè, se ti arriva una pallottola addosso, non è che puoi dire di che marca era. C'è arrivata la pallottola della burocrazia nell'autocertificazione. A Conte gli chiedono: la useremo dopo il 4 maggio? Non risponde, non risponde. Dice che farà tutto per mantenere la sicurezza, la libertà, le stronzate delle supercazzole del Conte Mascetti. Non risponde, è una domanda semplice. Sapete perché non risponde? Perché il governo è diviso tra Speranza, Boccia. Speranza non è un
un cognome, Boccia, che vogliono tutti quanti chiusi in casa e non vogliono che il dio denaro comandi, e dall'altra parte invece altri molto più possibilisti, tra cui ci sarebbe lo stesso Conte, che vorrebbe un po' più semplificare le cose, beh, che invece non sanno. Quindi è diviso il governo sull'autocertificazione. Questo è il governo che ti spiega che già a settembre i nostri figli andranno a scuola. Ma che cavolo vuol dire già a settembre? Già a maggio dovreste dire, invece già a settembre. Nel frattempo, piccoli, siamo appesi a piccoli brandelli di quotidianità, siamo dei mendicanti di libertà, siamo dei falliti dello Stato occidentale. L'obbligo della mascherina sui trasporti pubblici? Forse sì, forse no. Rezza, Rezza, uno che non ha eletto nessuno, uno che probabilmente in un ospedale manco lo fanno entrare. Sapete cosa dice Rezza? Non lo fanno entrare, diciamo, come medico, ovviamente. Rezza dice, beh, bisogna che la distanza nei luoghi pubblici per gli anziani sia di 2 metri. Rezza, quali sono gli anziani? Chi sono gli anziani? In quali luoghi pubblici? Ma siamo completamente impazziti! I vecchi, là, in fondo, a casa, chiusi, a distanza di 2 metri! Diamogli anche un calcio nel culo, i vecchi! Ma i vecchi chi sono? Quelli che hanno 6 mesi più di Colao? O quelli che hanno 65? E un uomo vecchio di 65 anni, Rezza, e rispetto a un immunodepresso di 20? E allora che cosa facciamo? Mi ha scritto la mamma di un bambino disabile l'altro giorno dicendo la mia vita è distrutta da queste distanze sociali, dall'incapacità. Ecco, quello lì non lo vogliamo tutelare? E l'immunodepresso a 30 anni non lo vogliamo tutelare? O lo dobbiamo fare un decreto attuativo per capire chi sono oltre i vecchi, oltre i 65 anni, che devono avere i 2 metri? Ragazzi, sì, siamo impazziti! E ancora in questi scampoli di libertà che andiamo a chiedere, vogliamo sapere se i cantieri saranno aperti per rifare le carceri, per rifare l'edilizia scolastica, per rifare le residenze pubbliche, quelli sì, ma i cantieri privati, quelli no! Quindi dobbiamo aspettare una settimana per l'uno e 2 settimane per l'altro. Poi, dopo un paio di settimane, forse le regioni potranno essere aperte l'una con l'altra, ma soltanto se regioni limitrofe. Quindi se avete la seconda casa nelle Marche, come ha raccontato il mio amico Enrico Biego, il nostro autore, allora, se hai la casa nelle Marche e vivi nel Lazio, se fai la salaria, è perfetto. Se fai l'autostrada, no, perché con l'autostrada passi per un'altra regione. Noi stiamo pietendo brandelli di libertà e facciamo finta di nulla. Facciamo finta di nulla. Io la trovo straordinaria. E poi vedo il retroscena di Galluzzo. Cioè, Conte, più che al decreto, sta pensando a come comunicarlo agli italiani. Però non sa quando, non sa se oggi, non sa se domani. All'inizio della settimana dice, forse all'inizio della settimana dice a Repubblica, alcuni dicono che potrebbe farlo anche stasera. Beh, insomma, Casalino, ovviamente, ci penserà lui a capire qual è il momento migliore per comunicare. Carlo, ma la cosa straordinaria è il pezzo di Galluzzo, il retroscena, che inizia con un virgolettato: sarà un discorso di verità. Porca miseria, sarà un discorso di verità, perché io spesso sento dai presidenti del Consiglio dei discorsi non di verità, cioè lo sono tutti non di verità, ma loro dicono tutti che sono di verità. Allora, quando un vostro presidente del Consiglio dice sarà un discorso di verità, ti immagini delle verità coraggiose, cioè ragazzi, non esiste il rischio zero, andate e riprendetevi le vostre libertà. Invece questo sarà un discorso di verità. Ma dice ancora un'altra cosa il retroscena di Galluzzo, vi giuro sul Corriere di oggi, sarà un discorso di chiarezza. Allora vale tutto. Cioè, se il più importante giornale italiano prende, fa un retroscena e parla di Conte, che nel frattempo sta facendo un'intervista a Repubblica in cui dice nessuna verità e nessuna chiarezza, e dice in un retroscena che farà una conferenza stampa che sarà un discorso di verità, virgolettato, e che sarà un discorso di chiarezza, beh, vi dico la verità, a quel punto è meglio leggersi Diabolik di Landog. È meglio, leggiamoci di Landog, non perdiamo più tempo, ascoltiamo il discorso di verità senza sentire retroscena che ci spiega che è un discorso di chiarezza. È una roba fantastica. Decreto liquidità, poi voglio dire, tutti i giornali sono fatti da tante persone, c'è chi scrive alcune cose, c'è chi ne scrive altre. Oggi sul Corriere della Sera Dario Di Vico e Lorenzo Salvia fanno 2 pezzi su questo decreto di liquidità, che si capiva forse anche quando l'avevano votato qualche settimana fa, ma fanno 2 pezzi in cui dicono essenzialmente che questo decreto liquidità, che doveva dare liquidità alle imprese, non funziona, è troppo burocratico, è troppo complicato e non ci sono soldi, non sta arrivando niente, dice Dario Di Vico, prima pagina del Corriere della Sera, applauso
Paolo Di Vico, perché a dispetto di quello che ha scritto sempre il suo giornale, che fa i discorsi di verità, i discorsi di chiarezza di Conte, arrivano 400 miliardi. Sapete quante imprese hanno fatto l'applicazione per poter ottenere questi prestiti? 5.200 imprese fino a 25.000 euro, 8.000 imprese per prestiti superiori a 800 per con la garanzia all'80%. Quindi in Italia 12.000 imprese su milioni di imprese hanno aderito a questo decreto. Probabilmente nei prossimi giorni aumenteranno, ci sarà quello che volete, ma quando il punto fondamentale è che questo ci ha raccontato che erano 400 miliardi e anche noi pensavamo che tutti fossero lì a prendersi, e poi quando hanno provato concretamente a prendere questi soldi hanno capito che era un casino ed era impossibile. Il 4 maggio esco in nome della mia libertà. Uscirai perché l'hanno capito che ti faranno uscire, scrive un nostro, ma ti chiederanno, ti diranno che non potrai andare in un'altra regione, non ti faranno fare gli SMS, ti daranno ora la distanza sociale, perché hanno deciso che c'è la distanza sociale a seconda della tua età. Poi stupendo il Corriere oggi sull'OMS. Allora, voi sapete che se c'è una organizzazione multilaterale squalificata, totalmente squalificata, si chiama Organizzazione Mondiale della Salute. Non ne ha azzeccata una. Ma la cosa più grave che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Salute, l'avrete visto probabilmente in un servizio che abbiamo fatto, in una puntata che abbiamo fatto di Quarta Repubblica, è essere completamente asservita ai cinesi. E per esempio dire, che è la cosa più grave, fino a metà marzo, che gli asintomatici, cioè coloro che non avevano questa malattia, senza sintomi, non erano veicoli di contagio. Cosa succede? Che in una regione italiana, cioè il Veneto, c'è un virologo, che io, sapete, dei virologi con questa loro specie di presenza mediatica non mi fanno simpatia, però questo virologo ha detto le cose giuste, ha detto facciamo i test a tutti, perché in realtà facendo i test a tutti ci accorgiamo che ci sono degli asintomatici che sono degli untori, quindi teniamoli a casa così come quelli che hanno la febbre, no? Banalissimo. L'OMS ha detto asintomatici per niente, eccetera, facendo sì che nel mondo si sottovalutasse questa roba qua, per il semplice motivo che l'OMS è Cina. Beh, insomma, se andavano a piegare e inginocchiare il capo dell'OMS da Xi, beh, insomma, gli asintomatici sono stati il veicolo della diffusione così importante di questa malattia. In Veneto se non sono accorti, all'OMS no. Quindi noi all'OMS continuiamo, a questi burocrati pagati da voi, continuiamo a dargli spazio. L'OMS oggi ci chiede, prima titolone del prima pagina del giornale, del Corriere della Sera, su chi è guarito dal Covid non c'è prova che sia immune. Siccome io sono guarito dal Covid e come me centinaia di migliaia di persone lo hanno avuto e sono guarite, e decine di migliaia sono andate negli ospedali e sono guarite, io voglio dire, ho fatto i miei prelievi, ho visto che c'avevo gli anticorpi cosiddetti ICG, e tutti i tre i medici Torino, Roma e Milano che ho sentito su questa vicenda mi hanno detto guarda, con quel tipo di anticorpi tu non puoi prenderti più la malattia, non sappiamo se te la potrai riprendere fra un anno, ma è certo che con questi anticorpi oggi non te la puoi riprendere. Leggo oggi il Corriere della Sera e dico, beh, insomma, i miei medici sono dei cialtroni, mi hanno detto una stupidaggine, perché qua dice su chi è guarito dal Covid non c'è prova che sia immune, questo dice l'OMS. Poi giro la pagina e vedo Margherita De Bac, anche se il titolo è fatto di merda, perché questi titoli sono fatti qua? Per spaventare, per giustificare il fatto che noi si rimanga a casa, che noi si rinuncia alle nostre libertà, al nostro mare, alle nostre vacanze. Beh, insomma, leggo invece la Margherita De Bac che intervista Mantovani, uno dei pochi virologi che sta sul campo e che cerca di combattere questa malattia. Una persona guarita lo è per sempre? Chiede Margherita De Bac sullo stesso giornale in cui l'OMS titola in prima pagina «I guariti non sono immuni». E Mantovani dice «Potremmo essere ragionevolmente sicuri che per un certo periodo di tempo resterà protetta a condizione che abbia un alto livello di CG». Cioè, la risposta di Mantovani è: se c'hai gli anticorpi tu alti, sei immune. Ed è ragionevole pensarlo, è una malattia nuova, nessuno lo sa. Immune, mentre l'OMS, che non ha mai capito nulla, viene titolato in prima pagina per mettere paura, ansia, perché questo è il punto: più siete impauriti, più subite le
follie liberticide di questo governo. Perciò io non voglio sminuire la malattia, ma non voglio neanche che questi messaggi di orrore che arrivano alle 18 con Borrelli e con il memento mori e con i morti e con la seconda ondata che tutti dicono che arriverà e poi non sono immuni neanche cosa. Che cosa fa sì che voi accettiate le limitazioni della vostra libertà? Incredibile. Rischio seconda infezione è basso. Rischio seconda infezione basso e i casi che avete visto, spiega Mantovani, cosa sono? Non gli era andato via il virus, cioè avevano e sono ricadute che possono avere in tutte le malattie. Insomma, Mantovani smonta quello che l'OMS diceva, titolato in prima pagina sul Corriere della Sera. I sondaggi vedono che la Lega scende al 25%, il PD rimane al 21%, bene il Movimento 5 Stelle al 18,6%, bene Fratelli d'Italia e Forza Italia al 7,5%. Dal punto di vista politico, il giornale coglie un'altra questione fondamentale, cioè che il Cavaliere si smarca dal centrodestra, si smarca da Salvini, prende le distanze da Salvini, festeggia la liberazione e non vota la sfiducia a Gualtieri. Quindi all'interno del centrodestra, non solo della maggioranza, qualche problemino di tenuta ci sarà, a parte tutte le cazzate che si dicono, tutto va bene, no, va bene un corno, perché nel centrodestra votano diversamente su una questione importante come il MES, e sul centrosinistra si stanno un po', diciamo, tra Lega, tra PD e Movimento 5 Stelle, non vanno proprio d'accordo sulla questione europea, quindi non va bene nulla dal punto di vista politico. L'ultima cosa che vi voglio, di cui vi voglio parlare è la liberazione, non è esattamente l'ultima, ce ne sono delle altre, ma sulla liberazione, ragazzi, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Oggi i giornaloni parlano della liberazione e pensate un po' voi, anche un po' lamentandosi del fatto, a parte Mattarella da solo con la mascherina, io ho forse aggiunto magari se non usasse un Audi A8 e usasse una Maserati per in questo momento, io non sono autarchico, penso che il 60% dell'Audi sia fatta da componentistica italiana, quindi non me ne frega niente, adoro le macchine tedesche, mi piacciono da morire, però il Presidente della Repubblica italiano, magari se il 2 giugno del 2019 gli regalano una Maserati 4 porte con le bandierine italiane, magari si presentasse alla festa della liberazione con una Maserati e non un Audi A8, una Maserati che c'ha nel suo garage, quindi ai corazzieri, toc toc, corazzieri, dategli una Maserati al Presidente della Repubblica, ce l'ha, è pronta, è blindata, sta lì al Quirinale, meglio che l'Audi A8, non perché una sia meglio dell'altra, ma perché forse gli operai di Grugliasco, che sono ancora in Italia e non sono ancora a Düsseldorf o a Stoccarda o dove sono, dove diavolo sono gli operai tedeschi, forse sarebbero anche stati un po' contenti di questo gesto, ma non nazionalistico, un gesto di riconoscimento verso una fabbrica che è più vicina a Roma di quanto lo sia forse la Germania. Ma comunque, non importa, ci liberiamo dai tedeschi con la festa della liberazione, ma non ci liberiamo dalle auto tedesche durante la festa della liberazione. Evidentemente le auto tedesche funzionano meglio di quelle italiane, deve pensare il Presidente della Repubblica. Beh, allora, su questa roba di Bella Ciao, veramente lì è un altro tema che mi è venuto il sangue al cervello. Ma perché mi è venuto il sangue al cervello? Già questa retorica di Bella Ciao, con quel Guccini che è considerato una specie di maestro assoluto, che la sua Bella Ciao, il suo partigiano, vorrebbe scacciare il cavaliere Berlusconi, vorrebbe scacciare i due fascistelli Salvini e come si chiama, e Meloni. Insomma, secondo voi le parole di odio da chi arrivano? Cioè, se arriva da un cantautore la parola di odio, va bene, sì, perché Guccini lo può dire, perché Guccini è sano, perché Guccini è bravo, perché Guccini piace a quelli che piacciono, quindi Guccini può semplicemente seminare odio col sorriso sulle è così, no? Come per dire, Gualtieri, devi, non so, devi scomparire, devi andare in esilio, non è che quello che io dico a Gualtieri è meno grave soltanto perché lo faccio col sorriso sulle labbra, direi. Però il punto è sempre questo, il punto è che noi avevamo il rischio del fascismo, avevamo il rischio dei pieni poteri, poi se li prende Conte i pieni poteri, decide tutti gli arresti Conte perché c'è l'emergenza sanitaria, adesso ci concede qualche spezzone di libertà, e ieri c'erano in tutte le città italiane c'erano manifestazioni dei partigiani, ragazzi di 40-50 anni, tutti comunisti, tutti con le bandiere rosse, che quei partigiani dell'epoca c'entravano poco, o meglio forse c'entravano con quei partigiani delinquenti, perché c'erano anche dei partigiani delinquenti che più che fare i partigiani contro i tedeschi lo facevano contro gli italiani. Ma comunque questa è una parentesi che vorrei chiudere, anche perché a salvarci sono state le truppe nordamericane, non tanto la diciamo resistenza italiana, che ha dato il suo, ma è come, no? È come il calcio dell'asino. Ma comunque lasciamo perdere discorsi politici e storici che interessano poco. Il problema non è la propaganda, come dice loro, qualcuno comunista, è il doppio giochismo, il doppio pesismo di questo paese. Per cui per una settimana, per un mese ci avete raccontato che i runner erano dei pericolosi untori, dovevano essere arrestati. Le prime pagine dei giornali erano sui runner. Poi ci avete raccontato che un uomo che stava sulla spiaggia a Mondello doveva essere preso da un elicottero per
perché stava lì contro legge, non c'era nessuno nella spiaggia, ma era contro legge. Poi abbiamo visto i carabinieri che entravano in chiesa e chiudevano le cerimonie con la telefonata del sindaco che diceva tu non puoi continuare, e multavano tutti. Oggi giustamente Bechis sul Tempo si chiede, scusate, ma tutti quelli che hanno manifestato, perché hanno potuto manifestare il 25 aprile in piazza? Perché Sala ha potuto fare una messa laica al comune e i preti non hanno potuto celebrare le loro messe a Pasqua? Ma perché? Dove sta scritto? Perché gli uni sì e gli altri no? Solo perché quelli sono comunisti? Solo per questo? Anche i preti più o meno, tranne quelli che hanno celebrato la messa, tipo Don Vito, sono per il 99% diciamo catto comunisti, quindi ho, diciamo, come posso dire, sono perfettamente allineati. Ma è un fatto di logica, è un fatto semplicemente di logica. La festa laica del 25 aprile vale molto di più delle feste pagane, che sono quelle delle chiese, sono quelle della bronzatura, sono quelle della libertà, sono quelle della mamma che porta un bambino a fare le cure e viene multato. Quanti, voglio sapere, ministro Lamorgese, toc toc, quanti di quelli che hanno partecipato alle manifestazioni di ieri per il 25 aprile sono stati multati dai tuoi poliziotti e dai tuoi carabinieri, ministro della difesa Guerini? Quanti di quelli che ieri sono stati nelle piazze per il 25 aprile sono stati multati dalla polizia locale, cari sindaci, che se usciamo noi ci chiedete l'autocertificazione? Quanti di quelli che hanno fatto ieri la festa della liberazione hanno esibito l'autocertificazione? Quanti di quelli che ieri sono andati alla festa della liberazione in realtà con Guccini non facevano che cantare non tanto Bella Ciao, ma O Partigiano manda via Cavaliere, Berlusconi e Meloni, perché loro sì che possono andare in piazza. Quanti di questi qua dobbiamo ancora sentirne nei prossimi decenni? Per cui la libertà si può togliere a tutti, ma non a quelli che esibiscono la bandiera rossa. Quanti? Quanti? Ma a me non me ne frega niente, esibitela la bandiera rossa, però abbiate pazienza, permettete a qualcuno di esibire anche la bronzatura, come minimo. Vabbè, ci siamo capiti. Arcuri ha deciso per la terza volta che arriveranno le mascherine, anzi dice il Fatto che nominato il 17 marzo ce l'ha detto già 5 volte, bellissimo pezzo di Cagnoli oggi sul Giornale che spiega come ci renderemo conto quando mancheranno le imposte, le entrate fiscali per lo Stato, come lo Stato i suoi 600 miliardi di spesa pubblica finanziata dai privati, voglio vedere come lo spiegherà. Infine Giannini intervista Gualtieri e dice l'unica cosa seria di tutto il pezzo, speriamo abbia ragione lei, e l'ultima riga dell'intervista che fa Giannini a Gualtieri, perché per Gualtieri la trattativa con Bruxelles è stato un successo, la maggioranza ne esce più che coesa e ci sarà uno shock temporaneo nell'economia e poi ci riprenderemo alla grande. Speriamo che l'intervista di Gualtieri, come dice Giannini, io me lo auguro sinceramente, perché io non godo se l'economia italiana dovesse andare male. Temo però che forse Gualtieri è un po' sconnesso rispetto a quello che sta succedendo in queste ore, soprattutto quando pensano che le attività produttive, quelle più piccole, potranno riprendere il 18 maggio. 18 maggio ci ritroviamo tutti quanti falliti, poi ci pensa Gualtieri a portargli i pacchi alimentari a casa. Ciao, ci vediamo domani sera con Quarta Repubblica, ma anche prima con la nostra zuppa. A presto.